attimo dell'ufficio legale di Codere. Parlerò di quella che è la soluzione, dopo aver sentito cose che assolutamente condivido, parlerò di quella che è, diciamo, la soluzione più tradizionale, quindi parlerò del bingo fisico, delle sale bingo, che rispetto a tutti i discorsi tecnologici che ho sentito fare sono in questo momento storico assolutamente frenate nella loro evoluzione. La immaginiamo, la sala bingo, la immaginiamo, come diceva qualche relatore precedente, molto diversa da come è attualmente. E che tipo di futuro immaginiamo per la sala bingo? Per la sala bingo immaginiamo, razionalmente si potrebbe immaginare, un futuro radioso, perché se andiamo ad analizzare quali sono le priorità, gli obiettivi sensibili della politica, del governo in particolare, vediamo che ci sono tante convergenze positive. Salvaguardia dell'occupazione, le sale bingo sono una realtà unica, nel senso che le sale bingo sono labor intensive, cioè le sale bingo assicurano decine, a volte centinaia di posti di lavoro direttamente all'interno della sala, perché le sale bingo hanno ricreazione, perché le sale bingo hanno necessità di sorveglianza all'ingresso, perché le sale bingo hanno bisogno di ampi spazi, quindi tanti lavoratori che lavorano nelle sale bingo, tanti stipendi che vengono pagati, tanto indotto che si crea attorno alle sale bingo. Altro obiettivo sensibile della politica, altro obiettivo sensibile è la prevenzione delle infiltrazioni della malavita organizzata. Certamente è molto più semplice andare a controllare all'interno di una sala bingo che una struttura situata in posti più o meno centrali o comunque facilmente accessibili, dove le forze dell'ordine possono, e gli organi competenti possono fare controlli ficcanti in qualunque, e già ne fanno, perché nelle sale bingo viene chiunque. È possibile organizzare una rete di controlli particolarmente importante. La sala bingo è frutto di una concessione, cioè il concessionario è un po' diverso dal soggetto che ha soltanto un'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico. Il concessionario ha tutta una serie di vincoli nei confronti del monopolio, deve trasmettere i bilanci, è sottoposto a tutta una serie di visite, di controlli che rendono appunto più semplice un monitoraggio costante su quello che succede all'interno di una realtà societaria di questo tipo. E poi il tema di cui si parla in maniera massiva da tanti anni, cioè la salvaguardia della salute e quindi la prevenzione dei fenomeni ludopatici e la tutela delle fasce deboli, i minori e i ludopati. Allora, in particolare, la sala bingo è un posto dove c'è una sorveglianza, dove è possibile andare a identificare le persone che entrano, dove è possibile, sulla base di alcuni accordi con le strutture sanitarie locali, fare attività di prevenzione vera, non le chiacchiere, attività di prevenzione vera, perché è possibile, per esempio, nell'esperienza spagnola è possibile creare dei database con delle liste di persone che si autoescludono dal gioco, che si possono andare a controllare, si possono fare una serie di accordi con le ASL locali, con le strutture sanitarie, per andare a monitorare soggetti che siano effettivamente, una volta che si sia capita effettivamente da un punto scientifico, di vista scientifico, che cosa sia la ludopatia, una volta che c'è il malato si può andare a controllare e a prevenire che il malato possa accedere a determinate strutture. Quindi, sulla base di queste considerazioni, mi verrebbe da dire che le sale bingo, molto diverse da come le immaginiamo, perché devono essere aperte alla tecnologia e all'innovazione di prodotto, possono avere un futuro radioso. Purtroppo però non sono questi i segnali che vediamo. Allora, prima, condivido in pieno l'analisi che è stata fatta da un punto di vista della normativa, i bandi che sono stati fatti. Allora, nei bandi che sono stati fatti, vengono nella stabilità di quest'anno, del 2016, vengono replicati gli errori che c'erano nella stabilità del 2014. Cioè, come molti di voi sapranno, il bando di gara del 2014 è stato annullato per un errore effettivamente gigantesco che fu fatto nella sua redazione, cioè nel fatto che si poteva capire a quanto ammontava l'offerta, ma non era quello l'unico errore che era presente. C'erano presenti tutta una serie di passaggi che erano, da un punto di vista giuridico, assolutamente, forse addirittura indifendibili. Non abbiamo visto nessuna novità in questo senso, anzi
Nella legge di stabilità 2016 che cosa è stato fatto? È stato ampliato, è stato aumentato il canone che si deve pagare in regime di prorogatio, che senza alcuna razionalità, non si capisce in base a quale razionale, passa da 2.800 euro a 5.000 euro. È stato definito che per poter partecipare alla gara bisogna pagare questo ulteriore balzello, perché altrimenti non si avranno i requisiti per partecipare alla gara. E poi è impossibile in questo regime di prorogatio, che nessuno sa quanto durerà, perché non è assolutamente scontato che la gara si faccia nel corso del 2016 per i motivi che sono stati rappresentati prima. Allora, io per poter, no, non posso in questo periodo assolutamente spostare la sede della sala, cioè non posso muovere, la situazione rimane cristallizzata e non si sa per quanto tempo questa situazione debba rimanere in questo stato. Allora, con tutta l'aria che c'è, cioè la sala bingo prevede investimenti milionari, cioè non è una banalità fare una sala bingo. Io costruisco una sala bingo oppure faccio contratti di affitto e poi magari ad aprile, come è probabile succeda, non viene risolto in ambito di conferenza Stato-Regioni quella che è la madre di tutti i problemi in questo momento, cioè il rapporto fra la legislazione centrale e la legislazione locale, e io mi ritrovo di fronte a legislazioni che fra distanze e orari mi impediscono materialmente di poter lavorare. Io che faccio? Come faccio? In quali condizioni faccio questi investimenti? Quindi tutto l'ottimismo di cui parlavo prima a questo punto si va a scontrare con una realtà normativa che non solo mi mette in grave difficoltà nel fare nuovi investimenti o nel confermare gli investimenti che ho fatto finora, ma che addirittura non mi consente di fare innovazione di prodotto. Cioè la normativa amministrativa che regola il bingo fisico è assolutamente bloccata da tanti anni, probabilmente approfondiremo il discorso nel prosieguo di questo incontro, cioè, noi non abbiamo, l'unica innovazione che è stata fatta in questi anni, che è stata possibile, è stato il Bingo Happy, che poi in sostanza è un jackpot di basso profilo. Metto da parte un po' di soldi durante le partite precedenti, poi faccio una partita dove aumento il montepremi. Ma io ho sentito parlare di multicanalità, ho sentito parlare di cose che si possono fare tecnologicamente subito. Io immagino una sala bingo che non è il posto dove vanno persone anziane a farsi la partita, ma il posto che è aperto a tutti, a tutte le fasce di età, il posto dove si fa intrattenimento serio, intrattenimento pulito, intrattenimento ad alto livello, dove c'è ristorazione, un posto dove la gente si va a divertire e che non deve essere frequentato da gente malata, ma deve essere frequentato da gente normale che, piuttosto che andare al cinema, si va a fare le sue partite e spende una cifra ragionevole senza per questo doversi condannare a una vita grama, così come ce la descrivo. Io penso alla normalità, ma per fare tutto questo c'è bisogno che la politica faccia un salto di qualità e si decida a fare il suo mestiere, cioè a risolvere quelli che sono i problemi che fino ad oggi non ha risolto, perché è venuta meno la grande occasione della legge delega l'anno scorso, non si capisce perché, era stata scritta, era deludente per molti versi, però almeno era qualcosa, almeno era un tentativo. E adesso viviamo con quest'area, con questa gara che incombe, gara su cui peraltro, giusto per essere ottimisti, incombono già dei ricorsi, sono già stati presentati dei ricorsi amministrativi al TAR, quindi non si sa che fine farà, se quel bando uscirà, come uscirà e che fine farà soprattutto quel bando. Quindi voglio essere ottimista, ho il dovere di essere ottimista, però se questi sono i segnali, purtroppo credo che rischiamo di assistere di nuovo a quello a cui è una situazione analoga a quella a cui abbiamo assistito nel corso del 2014 e del 2015.